Guardi, noi siamo qui di Pianello, abbiamo un cane che ieri è stato travolto dall'acqua, ha 13 anni. Sì, io sono con la padrona del cane. I miei genitori si sono rifugiati sopra il tetto della casa e fortunatamente, perché comunque l'acqua è arrivata fino al secondo piano e più o meno a quasi metà del muro. E lui hanno avuto la prontezza di metterlo subito nel piano superiore, però giustamente è stato un po' sballottolato dall'acqua e era solo, quindi sicuramente impaurito e credo si sia rifugiato sul letto perché abbiamo trovato una chiazza di fango sopra il letto e quindi penso che cioè, dopo un attimo di stordimento abbia avuto la prontezza di mettersi sul letto e aspettare, insomma, che finisse. Adesso continua sempre a tremare, sto cercando anche un modo per pulirlo, lavarlo, ma nessuno mi sa dire niente. L'ha trovato lei. Sì, questa mattina quando un attimo con la luce hanno iniziato a mettere insieme tutti i pezzi e iniziare a far scorrere un pochino e defluire il fango. Non era più sul letto, No, 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 era davanti alla porta perché comunque sentiva i rumori, sentiva tutto, quindi solo che, sai, comunque c'è pelo lungo e il fango pesa, quindi è un po' provato. Digli grazie. Esce, no, fai rimanere. Esce.